Ciao a tutti ragazzi, la location è un po' diversa, sentirete qualche verso di gabbiano, qualche clacson del traffico, sono in giardino di un mio amico. Oggi parliamo di nomi grossi. Come potete vedere in questa immagine direttamente da Twitter di Yuri Boschietto, vediamo come ci dice Yuri, il campione della Sydney Challenge, che ricordiamo il torneo a soldi su Showdown che si tiene prima di ogni internazionale, Manuel Micaletto. Nel mezzo Yuri Boschietto, quindi il campione internazionale di Sydney, e a destra il campione regionale di Leipzig, ma non solo, Flavio Del Pidio, che in totale in tre tornei in un mese si sono accaparrati 8.624 dollari. Un risultato direi ottimo, 5.000 dei quali vengono appunto dall'internazionale di Yuri. E c'è da dire che questi giocatori sono tutti provenienti da Roma, fanno parte della community, sono parte praticamente integrante della community di Roma VGC. Insieme a loro ricordiamo Giovanni Milani. Ricordiamo Matteo Marinelli e onore ai caduti il capitano Simone Perilli, ma ricordo che a Roma c'è anche il nostro Stefano De Maria, col quale ho fatto anche un video tempo fa nel canale. E è una parte di VGC italiano di cui dobbiamo parlare, perché comunque questi tre giocatori quest'anno si sono davvero contraddistinti. Flavio e Yuri anche l'anno scorso. Flavio è stato praticamente l'inventore di questo team che vi faccio vedere. Il classico Gackt con Leather Canine, Garchomp, Celesteela, Mach e Ninetales, col quale vinse a suo tempo su Showdown, sempre uno di quei tornei, 1200 dollari, e iniziò, diciamo, la grande moda nell'usage di questo team, che effettivamente era incredibilmente forte, e quindi tutti hanno deciso più o meno di affidarsi alla sicurezza che questo team offriva. Quindi già dallo scorso anno Flavio ha fatto questo, ha, diciamo, sconvolto il meta in un determinato senso. Yuri è riuscito a fare top 16 ai mondiali con Sock Fini, e quest'anno coi team che abbiamo visto, il classico Metalele, scorro qua sotto per farvelo vedere, con Zapdos, Tyranitar, e dapprima Amoongus, poi Gastrodon, che sono team sempre stati testati da Flavio a inizio del metagame. Yuri ha fatto un grandissimo risultato utilizzandoli, e il team che andremo a giocare oggi di Manuel Micaletto, col quale Manuel ha vinto 1600 dollari, lo hanno buildato insieme direttamente alla Mizzica Pizzeria di Roma, e niente, dopo questa intro direi di andare a provare questo team. Un piccolo aneddoto che vi posso dire riguardo a questi giocatori è che, scusatemi la grafica di Showdown, però purtroppo si bugga. Manuel, quando stava per iniziare a giocare, mi vide vincere un torneo e mi venne a chiedere delle informazioni su come si usava Charizard, ai tempi che già usavo Ductile, Tailwind, Charizard, e mi ricordo dalle domande che mi faceva, mi rimase impresso. Perché il suo approccio, quindi la modalità con cui mi faceva le domande, era molto interessante, era un approccio molto intelligente, e infatti poi si è visto perché ha fatto Top Cut anche a Nazionale del 2015, insieme a Giovanni Milani, quindi diciamo che mi sento soddisfatto a vedere questi giocatori fare i risultati. Anche Boschietto, non so se l'ho già detto, l'ho visto vincere la sua prima PC, ho perso in semifinale con Sanvito missando due Heatwave, giocava Murkrow con Raindance contro Charizard Y, quindi mi fa sempre piacere vederli al top. Comunque iniziamo a giocare, direi che Bulu ci può dar fastidio a Zumeril, ma fino a un certo punto. Abbiamo Charizard apposta per i Bulu, abbiamo Smeargle con Follow Me che è ottimo, quindi per me si può partire Raichu a Zumeril, sì, poi Smeargle e un bel Charizard. Ok,
farà terremoto con l'Andorus. Pazienza. Ah, non credo che faccia terremoto. Sludge Bomb. Seriamente. Questo potrebbe essere un problema perché lui mi può uccidere a Zomerri, il Conchariger con Flare Blitz. Questo Landorus sarà Scarf, proviamo a ucciderlo con Raichu, speriamo. Ok, no, si leva di torno. Uccidiamo il Charizard. Questa è una free kill. Feinte, un'ottima mossa davvero. Il bello di questo team è questo, appunto. Proviamo, sì, il Power Ice di qua, progetto di là. Aia. Sì, non ci resta che sperare. Facciamo Heatwave normale e Spora per non saperne leggere né scrivere. Ok, Darnay Lich. Questo miss è una sfiga. E niente. Non avrei dovuto mai evolvere. E i miss ci puniscono. Avrei poi fatto Solar Beam sul Tyranitar uccidendolo. E invece ho perso. Finalmente Bulu muore. Pazienza. Prossima partita, spero di giocare un pochino meglio. Vi ricordo che questo ETT e gli ETT di tutti gli altri team li trovate sempre sul Patreon. Ok, Gardevoir, Liquid, Landorus, Fini, Zapdos, Ferroturn. Quindi niente, Tapu-Lele a darci fastidio. Il nostro fake out di Raichu dovrebbe essere più veloce di quello di Liquid. Poi Charizard è ottimo e anche Smirgol. Ok, lì a parte Gardevoir. Chissà quanto danno ci fa uno Psychic di Gardevoir Mega su il nostro piccolo Azumarill. Lo scopriremo presto. Ok, per Voice. Ottimo. Ora uccidiamo con Leopard e proteggiamo Maicaletto. Così poi entriamo con Smeargle per un fake out. Poi abbiamo il Follow Me con il Sash che diciamo è il suo. Ottimo, abbiamo evitato l'Encore, fondamentale. È una dei counter che la gente usa. C'è Ferroturn. Pazienza, con un knockoff forse siamo in grado di ucciderlo. Questo era palese. Ok, adesso follow me acquagetta. Ferroturn ci uccide. Smeargle. Ok, Landorus muore. Noi abbiamo Charizard e dovremmo aver vinto. Non mi mega evolvo perché secondo me ho ancora qualche chance di fare un hit KO su Gardevoir tranquillamente.
non dovrebbe uccidermi. Ok, esatto. Nessun problema. Come avete visto, Azumarill premia e come. Vi rimando al prossimo video. E fatemi sapere voi quale team di quelli che avete visto nel video del metagame volete vedere all'opera, quali di quelli nuovi, tipo questi di Isaac Lam, insomma quelli su Incineroar, eccetera. Lasciatemi un commento e bella lì.